che dà al McEnroe il 3 pari nel primo set. E devo dire con un po' di rammarico che per una volta in una finale non solo non abbiamo giocatori italiani, questo accade da molto tempo, ma non abbiamo neppure l'abbigliamento italiano, perché John McEnroe non gioca più con tacchini, mentre Ivan Lendl veste Adidas da più di una stagione. Ed è uno smash vincente per Lendl, dopo aver sbagliato due smash, non dico facili, ma... Il primo smash, ricorderete, giocato da fondo campo da Lendl. Due smash erano finiti in rete. Ah, che meraviglia! 30-0. Speriamo che ci facciano vedere questo supersonico punto. Ed ecco, guardate, la risposta incrociatissima, veloce, ma ancora più determinata e veloce la conclusione lungo linea di Lendl. Lendl sorprendentemente segue il servizio, si aggiudica il terzo punto ed ha tre palle del 4-3 nel primo set. Eccolo, vedete? Approfitta giustamente di una palla che si alza. C'è qualcuno che incoraggia Lendl ed è un fatto che non viene tanto apprezzato da John McEnroe. Vedete che tenta rotazioni diverse McEnroe, rallenta sul rovescio dell'avversario, in effetti giocando forte, finora non è riuscito, come in questo caso, ad ottenere il risultato desiderato, cioè a far commettere un errore al proprio avversario. In effetti sta giocando, McEnroe sta giocando un tennis molto molto veloce, cioè molto molto picchiato, più picchiato di quanto non faccia di solito. Ecco, vediamo che di nuovo tenta quella stessa tattica, cioè una palla molto più liftata, e il risultato viene per la seconda volta, 40-30. Ecco, vedete McEnroe che praticamente si difende dal servizio di Lendl, e si è visto lo sforzo che ha fatto con il polso per controllare la palla. Ah, sì, questa è grandiosa. Una velocità folle, il passante prefigge McEnroe. 4-3, studio voi la linea. Torniamo al Madison Square Garden per assistere a questa straordinaria finale, un tennis meraviglioso. Abbiamo Ivan Lendl che conduce per 4-3 nel primo set, McEnroe al servizio. Un tennis che non ha bisogno di ulteriori commenti, devo dire che meglio di così non si può giocare. Vedete sullo sfondo quel signore che non ha capelli? Signore pelato, è il famoso Teddy Tinling, e di fianco a lui c'è seduta la moglie di Fred Perry, con Fred Perry che era campione negli anni 30, vincitore di Wimbledon per 3 volte. Ah!
vedete come picchia il vento, che appare molto molto sicuro e in perfetta forma. Certamente sta giocando un tennis migliore di quello che gli abbiamo visto giocare ieri. Per la seconda volta strappa di mano la racchetta a McEnroe, che tenta di giocare la volée sulla risposta. La palla è fuori, attenzione, 0-30. Un momento che rappresenta un rischio, se ne rende perfettamente conto McEnroe, deve cercare di controllare un avversario che sta giocando in modo impeccabile, in ascesa. Come era vicino alla riga. 15-30. Vedete McEnroe proteso in avanti con tutto il peso del corpo appoggiato sulla palla di servizio, ed è un movimento che lo aiuta anche a seguire il servizio a rete, accuratissima volée, che gli consente di recuperare lo svantaggio di 2-15, 30 pari. Vedete che qui ogni punto viene conquistato, cioè sono pochissimi gli errori, è veramente uno spettacolo fantastico, di meglio non ci si può augurare di vedere, perché è vario, è bello, è di grande qualità. Palla del 4 pari per McEnroe. McEnroe con il contropiede, ma la palla è lunga. Parità sul servizio di McEnroe. Dall'inizio dell'incontro non era mai accaduto che si arrivasse alla 40 pari, mentre Ivan Lendl ha avuto un break point contro, e questo è accaduto nel quinto gioco. Ace, che è il secondo ace per McEnroe. Quindi altra palla del 4 pari. Un attimo. Questa è una cosa che disturba moltissimo il giocatore, quando ha questa azione che viene interrotta, che diverte il pubblico, molto meno divertito McEnroe. Aiutato dal nastro, e questo è un punto molto importante da annullare, la palla addirittura del 4 pari, quindi quel pizzico di fortuna che è tanto utile nello tennis come nella vita. Ecco, vedete il passante che tocca il nastro, e McEnroe in un inutile tentativo. Advantage McEnroe. Terzo vantaggio per McEnroe. L'hai appena sbagliata, si è detto John McEnroe. Guardate che attacco profondo, ma non è possibile, io non ho mai visto un passante così spaventoso. Deuce. Speriamo che la regia veloce ce la sia. Ecco, guardate la bellezza di questo punto, incredibile, attacco profondissimo, guardate a che punto del campo riesce a giocare un colpo miracoloso.
parità per la terza volta. Advantage, con ace numero 3. Il livello di questo tennis prestigioso sale ancora. Guardate come serve quell'indemoniato. McEnroe. McEnroe che si aggiudica il gioco. 4 pari.